Bene, bene. Ok, a me piace vedere perché anch'io preparo questi francesi e vengono ottimi. Ha provato qualcuno dei nostri piatti? Ha provato a farlo, signora? Sì, ho provato a farli. Proprio buoni, buoni, buoni. E ci fa tanto piacere, noi la ringraziamo per questo. Grazie, signora. Io non vedo altro. Grazie, cara signora, grazie mille, lei è gentilissima, grazie mille. No. A presto, cara signora, grazie. Intanto, l'orata. Stiamo controllando la cottura dell'orata. Lucca non va ancora. Pronto? Buonasera Simona, buonasera Fina. Buonasera Margherita, ciao, benvenuta. Ho chiamato per farti complimenti a te e a Pino. Pino, molto bravo, molto amato. Molto bravo, ti aspettiamo a Castrovillari. Grazie signora. Molto amato dalle nostre spettatrici, il nostro dal pubblico femminile. Anche domenica ha riscosso un discreto successo tra le nostre, tra le nostre spettatrici. Non vedo l'ora di vederlo, il hai visto? È anche Pino, vero? Sì, signora. Ci vedremo molto presto, signora. Bueno, va bene, ci vediamo. Ciao, cara Margherita. Ciao, grazie. Grazie mille. Grazie, signora. Aggiungiamo aggiungere ancora dell'acqua. Volendo, per fare prima, si possono friggere le melanzane. Vabbè, però così forse è un po' più leggero, sì, no? Sì, è un po' più leggero. Però magari se qualche massaia deve fare un piatto veloce, può fare la stessa base friggendo le melanzane che si fa prima. Noi le abbiamo cucinate così, per modo tale che... Ok, pronto? Sì? Pronto? Buonasera. Buonasera. Senta, telefono dalla provincia di Catanzaro. Sì, signora, buonasera, benvenuta. Ecco, grazie. Senta, io volevo chiedere una cosa a poco. Una cosa che riguarda il menù di stasera. Siccome noto che questi chef sono molto preparati, io volevo sapere se fanno fare il riso al tasto a sale. Non ho capito. Il riso? Al tasto a sale. È una ricetta non calabrese. Il riso? Non ho capito bene, sasto sale, santo sale. Signora, riso al tasto a sale. Signora, noi, se qualcuno dei nostri spettatori ha capito e qualcuno dei nostri master chef è in ascolto, magari glielo preparerà una di queste sere. Va bene, signora? Va bene. Va bene, grazie a lei. Grazie, cara signora. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Intanto tu hai aggiunto l'uovo. Sì, dell'uovo sodo. Uova soda dentro un uovo sodo soltanto. Due. Vado ad aggiungere della mozzarella. Bello, pure leggerino questo come piatto. Sì, diciamo che si difende bene anche lui. Sì. Allora, gli arancini vogliamo tornarci oppure no? No, facciamo... Finiamo la torta rustica. Sì. Facciamo la torta rustica. Facciamo la consumare. Perché prendi tanto con gli arancini? No, così, per vedere come vengono. Intanto gli facciamo un'altra passata. Vediamo. Sì, raffreddiamo il riso. Ricordiamo che stiamo raffreddando il riso degli arancini. Purtroppo va raffreddato. Se non è freddo non si può lavorare. Raffreddare altri 10 minuti. Perfetto. E intanto controlliamo l'orata, a che punto è? Controlliamo l'orata. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Simona, buonasera, sono Mario. Non chiamo da un'eternità. Un attimo, come scusi? Sono Mario da Crotone. Mario da Crotone, buonasera, benvenuto. Ben ritrovato, benvenuto. Sto vedendo un sacco di pubblicità in città per te, per domenica. Sì, certo, perché verremo a Crotone, certo. Sicuramente dovrò trovarti lì, a questa trasmissione per la famosa. Comunque, contenti, io ho scelto il tempo, perché poi ho un po' di problemi.
poi mi sovrano, tu sai quali. Caro Mario, noi ci vedremo, io sento malissimo la tua telefonata, evidentemente la linea è disturbata, io perdonatemi, ma veramente ho difficoltà a sentirvi, e comunque ci vedremo domenica a Crotone alle Spighe alle 17.30, grazie caro Mario. Sicuramente lo mancheremo, ma saluto, buona serata. Grazie caro Mario, grazie buonasera, mille, ciao, ciao. Allora, intanto continuiamo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sono Maria da Bianchi. Maria, buonasera. Buonasera. Siccome ho aperto da poco, volevo sapere un riso con che cosa è stato cotto. Prego. Allora, signora, abbiamo messo in una pentola circa un litro e mezzo di acqua. Dopodiché abbiamo aggiunto del burro, abbiamo messo lo zafferano, il sale e abbiamo aggiunto il riso, l'abbiamo portato a cottura e alla fine abbiamo aggiunto del formaggio e due uova. Abbiamo sbattuto e l'abbiamo lasciato raffreddare, ma appena lo raffreddiamo lo mettiamo subito a cuocere. Andiamo a friggere subito gli arancini, sì. Va bene signora? Va bene allora, sì. Va bene, la ringrazio. Grazie, gentilissima. Io intanto vi ricordo sempre il riepilogo, 10 minuti prima del termine della nostra trasmissione faremo il riepilogo. Che forma stai dando? Questo è il tipico arancino a pera. A pera, pronto? Sì, buonasera. Buonasera a lei signora. Sì, sono la signora Rita da Campora. Rita da Campora, buonasera, benvenuta. Sì. Grazie. Prima auguro per la trasmissione e mi piace molto. Grazie. Senti, vedo che il chef sta mettendo il pane grattugiato sul dito, ma perché? Per raffreddare o che ci vuole? Signora, diciamo che per fare prima... Per addensarlo prima. Per farlo legare, avete capito? Siccome è molto morbido, perché è caldo. Ah, se no non è... Però non è necessario. No, no, signora. Però anche se lo mettono, diciamo che... Sì, si può anche mettere, voglio dire, non è che... Però, ecco, noi lo stiamo facendo per addensarlo e per raffreddarlo, va bene, signora? Ok, la ringrazio. Grazie. Augurone per la trasmissione. Grazie, molto gentile, signora. Stiamo dando le forme a pera, vai. Sì, quello là è stato il primo che era molto morbido. Riusciamo a fare gli altri? Poi vediamo. Allora, intanto, continuiamo a cuocere. Anche perché non avendo una friggitrice oppure dell'olio, una padella con profondità, dobbiamo farli tutti rotondi. Tutti rotondi. Però ne ho fatto uno per in fare rappresentanza. Vedere, sì, in rappresentanza, per farle vedere come si lavorano. Vai. Pronto? Simona? Sì, buonasera. Sono Maria. Ciao Maria. Io con la signora, che ci vuole la panura? Ci vuole la panura? Signore. Sì, ci vuole la panura, quindi tu confermi che ci vuole la panura. Grazie, cara Maria, grazie. Io sono stata 30 anni, sono stata a Messina. Sì, va bene, cara. Ci vuole. Ok, cara Maria, grazie, ti ringraziamo, ciao. Quindi lei conferma che ci vuole la panura. Sì, intanto... Ci vuole. Ci vuole, ma certo. Faccio dei visiti ogni anno. Va bene. Sì, signora. Grazie, cara Maria, ciao, grazie, ciao. Mille. Arrivederci, ciao, grazie. Ciao. Allora adesso lasciamo raffreddare 5 secondi, perché sennò con il contatto tutta la pasta sfoglia si scioglierebbe. E quindi togliamo l'orata. Sì. Ok, l'orata. Pronto? Pronto? Va bene, non c'è più. Pronto o non pronto? Questo è questo il mio destino. Ok. Ecco qui l'orata che esce dal forno. Vai Pino. Dobbiamo intanto poi andiamo. La lasciamo raffreddare chiaramente anche l'orata, giusto? Sì. Ok, perfetto. Dopodiché. Ah, così la presenteremo, è giusto, il cartoccio. Pronto? Pronta, la andremo a decorare con il prezzemolo. Ecco qui il primo piatto della serata pronto. Mamma mia come soffrigge, attenzione a non toccare quel piatto perché c'è il rischio ustione. Ecco qua.
Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera a lei. Cara signora. Vorrei fare una domanda allo chef, se è possibile. Certo. Come sono rientrata proprio in questo momento.